Buongiorno ragazzi, io sono Albe e benvenuti su Radio Complotto e diamo inizio a una nuova puntata della rubrica Non succede mai un c***o. Regia sigla. Litcomp Radio o Radio Complotto. Buongiorno signore e signori, benvenuti alla rubrica dal titolo Non succede mai un c***o. Buongiorno ragazzi, iniziamo la giornata di oggi. Ho fatto una carrellata piena di notizie. C'è tanta roba da mostrare, andiamo a bomba. Allora, il primo video è Donald Trump. Adesso Trump dice che pensa che Biden abbandonerà la corsa. Questa è la prima notizia, andiamo avanti. Abbiamo un Biden che dice che 440 nuovi posti di lavoro solo nella California del Nord da quando sono entrato in carica. E lo applaudono pure. Andiamo avanti con un altro video. Ok, a Berlino altre immagini della manifestazione. Ma vediamo. Altra notizia, gli agricoltori francesi hanno iniziato da un giorno all'altro a bloccare la centrale nucleare di Golfech nel Tarn et Garonne. 50 trattori hanno bloccato l'accesso alla centrale nucleare di Golfech e l'autostrada A62 è bloccata in entrambe le direzioni. Grandi francesi. Qui abbiamo il nostro Trump. Cosa dice il nostro Trump qui? Boh. Il presidente Trump ha appena colpito con una mazza il complesso industriale militare. Ora siamo coinvolti nel Medio Oriente. Guarda cosa sta succedendo. Eccoci di nuovo con il Medio Oriente. Abbiamo speso 9 trilioni di dollari, ucciso milioni di persone. Sai cosa abbiamo ottenuto? Un bel niente. No. E andiamo avanti. Altro video di Trump che dice: presidente Trump, il 2024 è la nostra battaglia finale. Con voi al mio fianco demoliremo lo Stato Profondo, il Deep State. Espelleremo i guerrafondai, li cacceremo dal nostro governo. Dobbiamo farli uscire dal nostro governo. Ci sbarazzeremo dei globalisti e dreneremo la palude. Drain the swamp. Drain the swamp. And that's what we're doing. E questo articolo della Verità, Covid, la resa dei conti, piano pandemico, FD ora chiede modifiche, quindi ora FD ci ripensa e chiede di modificare il piano pandemico del ministro Schillaci, che sembra scritto da Speranza. Yes! Andiamo avanti con un'altra immagine. Altra bella notizia. Eccola qua, il movimento Houthi prevede di attuare un piano chiamato Triangolo di Al-Aqsa, che prevede il blocco di 3 principali vie d'acqua del Medio Oriente, che taglierà le forniture di petrolio e gas a Israele dal Qatar. Porca miseria, che danni che stanno facendo. Andiamo avanti. Abbiamo questa notizia del Financial Times, che secondo loro, secondo la testata Financial Times, più di 47.000 imprese britanniche sono vicine alla bancarotta. Yes! Il numero di aziende in difficoltà finanziaria è aumentato per il secondo trimestre consecutivo, poiché l'inflazione e i tassi di interesse elevati hanno fatto salire i costi e indebolito la fiducia dei consumatori. Solo danni, ragazzi. Ok, fra i video e le immagini abbiamo finito, passiamo al web. Iniziamo subito con un post su X di Paolo Becchi. L'intelligenza artificiale, cibo artificiale, tutto è diventato artificiale, persino l'amore. No. Poi quando ti accorgi che il mondo così si sta disumanizzando, denaturalizzando, ed improvviso ecco l'evento che non ti aspetti, che ti sorprende, la rivolta che parte dalla natura, dalla terra e da coloro che la coltivano, la rivolta degli agricoltori, prima in Germania, in Francia e oggi in Italia a Pescara. Vediamo che sul web si muove qualcosa e stanno documentando. Qua fa vedere LOL, quello che è seduto sulla riva del fiume, posta su X, LOL, in testa al corteo, la volante della polizia, ed è subito buffonata. Colonna di oltre un centinaio di trattori, proveniente dal Ferrarese, entra in città Bologna 22 gennaio. Questa cosa che c'è la polizia in testa alla protesta fa capire che è molto organizzata.
Non so quanto una protesta deve avere il lascia passare. Una protesta deve essere una protesta. Stiamo a vedere gli sviluppi dei prossimi giorni. Meloni, su Repubblica troviamo Meloni e Bill Gates. La scintilla non c'è, l'intelligenza artificiale non va subita. La Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio, donna, incontra il fondatore di Microsoft. Posizioni distanti non solo sull'intelligenza artificiale, ma anche su green economy e cambiamenti climatici. Oggi il magnate americano vede Mattarella, perché probabilmente ha trovato un muro con la Meloni. Però mi fa piacere che la Repubblica debba scrivere una roba del genere, ok? Perché vuol dire che ha preso una bastonata in faccia Bill Gates. Lo vedremo nei prossimi giorni. Tutto sta nei fatti. Ultra Mega King Woman, il contenuto del laptop di Hunter Biden è stato confermato dall'analisi del cloud di Apple. È tutto vero, anche se noi non avevamo bisogno di ulteriori conferme. Ne parlavamo ieri sera nella diretta con Luca Labella, che saluto e ringrazio. Wow. The Laptop from Hell, con informazioni infernali sulla sua vita e quella del padre pupazzo. E c'è il video, posta anche il video su del notiziario News Today, che mette in risalto la notizia. Quindi Laptop from Hell, Hunter Biden, l'abbiamo sempre detto. Adesso lo dicono i media, ci credete? Siamo sempre lì. Andiamo avanti, torniamo in Sicilia. Local Team documenta la protesta dei trattori, mezzi in colonna lungo la Palermo Sciacca, al corteo oltre 80 trattori. Si allarga la protesta dei agricoltori in Italia. Passiamo su Virna. Questa è meravigliosa, è una super cazzola del... Una cosa molto semplice, di non guardare il tachimetro. Questo è il sindaco di Bologna che fa una super cazzola ai cittadini di Bologna. Ormai penso che si sia raggiunta la misura, è colma, il dado è tratto. Non faccio vedere sotto gli insulti, però ascoltate cosa dice. Soprattutto quando vanno in strada, di fare una cosa molto semplice, di non guardare il tachimetro, perché se hanno paura delle multe non è guardando i contachilometri che le evitano, ma guardando in strada se c'è un infovelox o una postazione della polizia municipale segnalata. Questo è molto importante. Dovete calmarvi. Quindi dice: non guardate il contachilometri se andate a 30, guardate se ci sono gli sbirri che vi fanno le multe. E questo è il sindaco. Non vi faccio vedere i commenti perché sennò verremmo censurati. Il resto del Carlino, protesta agricoltori a Bologna, la manifestazione dei trattori paralizza via Stalingrado. I trattori in corteo hanno percorso le strade di Bologna sempre a 30 all'ora, perché i trattori più di 30 all'ora non fanno. Fino alla sede della regione, la mobilitazione di CRA, un movimento civile creato per salvare le tante aziende agricole ormai allo stremo a causa ineguatezze di almeno gli ultimi 10 ministri. Esteri, Regno Unito, facciamo delle intersecazioni qua, perché Regno Unito, 300 scuole si impegnano a eliminare le parole maschio e femmina. Al posto dei pronomi lui e lei, previsti i giovani ed essi di gender neutro. Essi. How dare you? Alle persone essi, non... a scuola mi pare che ci avevano insegnato che esso non era per le persone. Va bene. Comunque, loro vogliono mettere essi di gender neutro. Il governo britannico non ci sta. Vorrei vedere. Florian Philippot, sempre per sostenitore del fatto che la Francia debba uscire dall'Europa. Questo infiammerà la situazione, gli agricoltori lo adoreranno. Ascoltalo, nel bel mezzo di una rivolta agricola, il Comitato Scientifico Consultivo Europeo sul Cambiamento Climatico ha appena chiesto una tassa sul carbonio di origine agricola. Quindi non solo quelli stanno... gli metti un'altra tassa, vale a dire una nuova tassa per i nostri agricoltori. In nome del clima, che barzelletta. Distruggiamo l'UE prima che sia lei a distruggere noi, e in fretta. Ottimo, ottimo questo post su X di Florian Philippot. Good job. Anna, adesso l'Europa ci obbliga pure a buttare la nostra macchina. Quando decide lei ci impedirà di aggiustarla. Insiste, insiste auto elettrica. UE prepara. Much, much later.
UE prepara delle letterine che ci arriveranno direttamente a casa, in cui spiegherà il motivo per il quale dovremmo tassativamente rottamare la nostra auto. L'Europa vuole dimolire le nostre auto, ecco l'elenco di quelle da distruggere. Non potete ripararle, ultima follia, ma questi sono... Good morning. E poi dopo ci riempiamo di auto elettriche, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, che basta che fa una gelata e siamo tutti a piedi. Quindi ci porteranno a voler... a chiedere noi le città dei 15 minuti. Mandatemene a fanculo. Oh oh oh, che ne dite di organizzare anche qui in Italia un referendum per consentire agli elettori di votare per uscire dall'Unione Europea? Germania, il giornale, c'è uno screenshot: referendum per uscire dall'UE. In Germania la AfD sogna la Dexit. Perfect. Ed imposti francesi e sti tedeschi che mo fanno crollare l'Unione Europea e noi non dobbiamo fare niente. Il secolo d'Italia, Meloni smaschera gli anelli sulla Fiat svenduta all'estero, la replica fa sorridere, ci aggredisce. Giorgia Meloni non aveva digerito e di 3 giorni fa l'Italia in svendita, con un'accusa formulata proprio a lei, la paladina dell'italianità, arrivato da un autorevole quotidiano Repubblica, autorevole. Ma perché? No! Il meno adatto però a salire sul pulpito, considerata la sua proprietà, i suoi azionisti e i suoi piani industriali non esattamente dal profilo patriottico. No vabbè, in poche parole, la Meloni si scaglia contro gli agnelli dopo che l'avevano accusata di aver messo l'Italia in svendita. Meloni contro gli agnelli. Le bordate del premier hanno dato la Fiat ai francesi e lasciato che si trasferisse all'estero, hanno messo all'asta i nostri marchi e ora il loro giornale accusa me di vendere il paese sul Libero Quotidiano. Questo è il titolo. Quanti schiaffoni. Non li vedete nell'aria gli schiaffoni? Paolo Becchi mette un post, uno screenshot di Repubblica, dice: questo non è un giornale ma una fogna, torna all'anticiclone africano, temperature oltre i 20 gradi. No. Infatti stiamo qua, io sto a morire di freddo, però vabbè. Venisse il caldo, no? Così risparmiamo sul gas e l'elettricità. Right man, tutti fidi di Trump. Questo video are allowed to pick their own gender. Bellissimo. That school prayer is banned, but drag shows are absolutely allowed. Do whatever you want. You can't teach the Bible, but you can teach children that men get pregnant and that kindergartners are allowed to pick their own gender. Can't talk about the Bible. You would not trust these people to babysit your children for 30 minutes, and we should not let them educate millions of American students 6 hours a day, year after year. E quindi Trump si è espresso: non lasciate i vostri figli nelle mani di questa gente, perché 6 ore al giorno possono essere danniche per i loro cervelli, visto quello che cercheranno di insegnargli. Look at him. Torniamo, andiamo sul fronte ucraino. Nell'attacco a Donetsk è stata utilizzata artiglieria di 155 mm calibro NATO, cannoni, munizioni da 155 mm sono state date all'Ucraina anche dall'Italia. Sul territorio della DNR sono state trovate tracce di impiego di armi italiane. Sono morti 25 civili. Gli italiani sono d'accordo? No. Su X si fa molta informazione a riguardo. Controinformazione rispetto alla informazioni di propaganda. Illuminati Bot, questo account fake, parody, non lo so come definirlo, che tutti i giorni twitta: attenzione, la falsa invasione aliena è stata annullata a causa di nuovi studi che dimostrano che ci unirebbe piuttosto che dividerci. Loro sposano sempre il dividi et impera, no? Cordiali saluti gli Illuminati. Andiamo avanti. Sì, ho detto, e io vi risponderò perché le ho dette, anche se so che tutti gli italiani maschi mi hanno capito, almeno quelli normali, per normali intendo sani di mente, e tutte le femmine normali mi hanno capito. Detto questo, è vero che l'Italia è piena di imbecilli, quindi io capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole, che rivendico tutte una per una.
un uomo normale guarda il bel culo di un'altra donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce se la tromba anche. Se poi non ci riesce invece torna a casa. Ora offendetevi quanto cazzo volete, ma questa è la mia idea. Chiusa con la mia idea, e potete farne quello che volete, ora voi dovete decidere se volete votare un emendamento sulla violenza di genere oppure no. Non è che dobbiamo stare qui a fare le indicazioni su cosa pensa un uomo e su cosa pensa una donna. Io penso quello che mi pare. Non ho mai ammazzato nessuna donna, non ho picchiato nessuna donna e non mi risulta di avere avuto denunce da donne. Detto ciò, se volete fare qualcosa sulla violenza di genere, bene. Se no, Alternativa Popolare è libera di scegliere quello che vuol votare. Io voterò contro questo emendamento perché a me voi non dovete insegnarvi nulla. Qua c'era uno degli schiaffi che, invisibili che volavano. Quindi il risolutore posta questo video, lo ringraziamo, e scrive ma qui si vola altissimo, le persone normali hanno capito cosa voglio dire. Dovete calmarvi. Andiamo avanti. Andri V2, giardiniere, anche lei è un giardiniere. Ridiamo, piangiamo. Veniamo qua in Italia per Flexman. Flexman. I vigili urbani sono diventati gli esattori del pizzo per conto di sindaci infami. Il supereroe Flexman mette in ginocchio il comune di Rovigo perché, non incassando più milioni di euro dalle multe illegittime, dovrà chiudere la baracca. Non può pagare più nemmeno i poliziotti municipali. Avete capito? Da una banalissima segata agli autovelox, qual è il danno che si generano a queste istituzioni che sono contro il cittadino? Non dico altro. Ma andiamo avanti. Kevin Bass, PhDMS, intervista appena riemersa. Qui c'è un'intervista della Fox News. Fauci: è stato dimostrato che quando rendi difficile la vita alle persone, perdono le loro stronzate ideologiche e si vaccinano. Quindi, vedete, era un piano organizzato da persone che avevano già studiato tutto per rovinare, frustrare le persone e farle cedere al ricatto infame. Non diciamo altro. Ortigia, la zia Patrizia Rametta. John Brennan della CIA ammette in video che la geoingegneria e le scie chimiche sono deliberatamente reali. No! Questo è un omicidio premeditato sotto il pretesto della narrativa fraudolenta del cambiamento climatico. Sono le scie di condensa. È vero, ci sono le scie di condensa, ma no, non sono quelle. Quindi è ammesso pure dalla CIA. Adesso muti, non dite più minchia, perché sennò la prossima volta volano gli schiaffoni volanti. Anzi, gli schiaffoni volanti invisibili. La verità, Speranza Frigna D'Agnazio per la commissione, l'ex ministro sul tappeto srotolato da Fabiolo, un grande paese discute, quello è un plotone di esecuzione per fare male a me, Conte e Draghi, ma vorrei anche vedere. Vediamo. Poi elogia il piano pandemico facsimile del suo in circolazione, infatti FDI premette una bozza verrà cambiata e piglia dall'under. Yeah! Disclose TV, sì. Disclose TV, vi leggo il trafiletto. 2000 years later. Ok, novità, la commissione del 6 gennaio della Camera di Nancy Pelosi. Good morning. Ha cancellato più di 100 file crittografati. Pochi giorni prima che il Partito Repubblicano prendesse la maggioranza alla Camera. Signora Pelosi, che mi aveva da nascondere, signora Pelosi? Eh? Oh yeah, just what I need. Andiamo avanti. Sempre Florian Philippot è proprio scatenato in questi giorni e il conto diventerà molto salato per il laboratorio AstraZeneca, al quale le vittime dell'iniezione chiedono ancora 80 milioni di sterline davanti all'alta corte britannica. E in Italia si tace di tutto questo.
l'alta corte, che alla fine del 2023 ha dichiarato difettoso e fuorviante il siero coso, quello bello magico. Dobbiamo far pagare molto salatamente i laboratori e mettere in galera tutti i colpevoli. E qua in Italia hanno fatto anche peggio, quindi se già in Francia si parla così, vedremo in Italia. Mi auguro il prima possibile che i colpevoli vadano in galera. How dare you? Gold Telegraph su X. Christine Lagarde, è stata accusata dal suo stesso staff di aver abusato della Banca Centrale Europea per promuovere la propria agenda politica. Avete rotto il c***o. Qualcuno è davvero sorpreso da questo? Decine di paesi, RT sulla Russia. Decine di paesi vogliono aderire ai BRICS. Lavrov, il ministro degli esteri russo, ha dichiarato l'alto livello di interesse per il gruppo, suggerisce che è un grande futuro davanti a sé. Quasi 30 paesi hanno espresso il desiderio di entrare a far parte del gruppo BRICS. E quindi vaffanculo al globalismo, si stanno riorganizzando per loro. Il giornale.it, le mire di Putin sull'Alaska, ha firmato decreto per le proprietà russe. Cosa cambia ora? Il provvedimento stanzia fondi per la protezione e la registrazione di tutte le proprietà di Mosca all'estero, compresi i territori ceduti dagli zar e dall'URSS, tra questi Finlandia, Stati Baltici e Alaska. E anche questa qua è un'altra staffilata di Putin. Andiamo all'ultima notizia, tempesta solare, questo qua è l'inside paper, tempesta solare colpirà la Terra oggi con possibili interruzioni GPS e radio. La tempesta solare metterà a rischio la tecnologia e l'atmosfera della Terra, adesso vedremo cosa accadrà. Quanti annunci di questi abbiamo visto e se succederà saremo preparati. E con questo le notizie di oggi è tutto. Cari ascoltatori, abbiamo una grande novità da condividere con voi oggi. Dal 2001 Il Natura ha guidato il mercato in Germania con oltre 114 talentuosi collaboratori che lavorano instancabilmente per portare innovazione a salute in ogni casa. Siamo orgogliosi di annunciare una collaborazione speciale. Ora facciamo parte del mondo del Natura e siamo fieri di poter portare i prodotti anche in Italia. Da più di 20 anni sono sul mercato, dimostrando che molte persone hanno avuto esperienze positive con i loro prodotti innovativi. Ora siamo entusiasti di portare questi straordinari prodotti anche qui in Italia. Uno dei nostri prodotti chiave è il rinomato Natto Chinase, noto per i suoi benefici contro i danni causati da sieri sperimentali magici. C'è uno sconto esclusivo accedendo dal nostro canale del 15%, perciò siamo fieri di essere i primi a fare in modo che gli italiani, quindi noi, abbiamo accesso a questi prodotti. Let's go! Inoltre, a nome mio e della redazione, ci tenevamo a ringraziare Luca Labella di Database Italia. Cercatelo su Telegram, ok? Magari ci avete trovato tramite loro, però se non lo conoscete, cercate il canale su Telegram Database Italia. Relativo YouTube, ci sono molte dirette bellissime e ieri sera siamo stati invitati a una sua diretta. È stata una bellissima serata. Luca, ti ringraziamo ancora veramente di cuore. Facciamo con piacere questo lavoro insieme per cercare di informare le persone. Wow! Troverete tutti i link in descrizione, oltre ai soliti link che vi ricordo della musica del benessere, altri prodotti per il benessere psicofisico e il link di PayPal per poter fare una donazione se volete continuare a sostenerci, a fare in modo sì che continuiamo con questo podcast e a fare il nostro lavoro. Per oggi è tutto, da Albe un grosso bacio, un grande abbraccio e un saluto, e ci rivedremo nella prossima puntata. Ciao! Vai! Vai!